Ragazzi, oggi abbiamo caricato un video, sì, ma non potevo non farne un altro parlando della settima puntata di WandaVision a hot, a caldo, come dite voi in Italia. E dal momento che ve ne devo 6 di puntate, eccoci qui. Io ti parlerò di quello che ho visto oggi su Disney Plus. Mamma mia, la palia! Se non ti sei ancora unito alla famiglia di Skrull più grande di YouTube Italia, questo è il momento giusto per farlo. Se non ti piacciono invece gli spoiler, è anche il momento giusto per andartene e tornare magari in un secondo momento, quando sarai diventato uomo. Un uomo che non teme gli spoiler selvatici come me, che gli spoiler me li mangio a colazione. E si vede. Ce ne saranno tanti, insomma. 50. Super sigla! Mulan. Io sono Lai. The Channel. E finalmente si sono decisi, ragazzi, a svelare almeno in parte quelli che sono i misteri di WandaVision. Per me è un sì. Questa puntata è stata condita troppo bene, per me non ha punti deboli questa puntata. L'episodio inizia con i poteri magici di Wanda che fanno cilecca, glielo fanno notare i piccini, i bambini, ed è proprio lì che scopriamo che Wanda è afflitta da una depressione senza precedenti, ragazzi, con alcune note di rimorso per aver peggiorato la situazione a Westview, questo onde evitare la morte di Visione. L'avete capita? Perché è già morto. Morte. Ora, io non ho mai visto Modern Family perché mi ha fatto sempre cagare. Io ci provo però a vedere le cose, ve lo dico subito, a guardare le cose, però sono troppo real, ho dei gusti miei personali, capito? Lo dico perché in questa puntata le cose sono cambiate assai. Passiamo dai primi anni 2000 di Malcolm a Modern Family, che è una serie dei, non lo so, 2010? 2000, prima del 2010, dal 2010 in poi, non lo so, ditemelo voi nei commenti perché io me ne strafotto. Forse sono stupido. Già in passato abbiamo visto come lo stato mentale di Wanda contribuisce a mutare l'ambiente circostante. Dentro a quella testolina sexy di Wanda deve esserci un bel casino senza ritorno, perché la casa, all'interno della casa, sembra che stia per collassare. Nel frattempo, Wu e Monica raggiungono il loro contatto. Si tratta del generale Goodness. Generale che non ha una controparte nei comics, e tu che ti aspettavi Mr. Fantastic. Lo so, era troppo. Sarebbe stato anche troppo da sintetizzare. Immagina, internet sarebbe esploso, ragazzi. Oppure c'era anche gente che si aspettava la bestia degli X-Men. Non abbattetevi, ragazzi. Vi dico da qui che poteva andare molto peggio. Poteva essere Jane Foster, non lo so. Monica e Wu arrivano finalmente al punto di incontro. Grazie a Darcy Lewis scoprono poi che la vera missione di Tyler Hayward è quella di recuperare il corpo senza vita di Visione per poi riprogrammarlo per bene. Per chi ha visto gli schizzi delle scene trapelate questa settimana, io dico che lo Sword a Visione non l'ha smontato per smontarlo, ma si cercava di renderlo operativo a tutti i costi. Che sia una Skrull, che sia un semplicissimo villain secondario, oppure che sia il grandissimo Ultron in borghese. Monica e Boo all'esterno dell'ESA sono già pronti, a loro non serve nient'altro per continuare con la loro missione. L'ESA c'è, il rover spaziale c'è, la donna forte e coraggiosa c'è. Peccato che tutto quello che doveva andare male è andato peggio che male. Il rover si schianta violentamente su se stesso. E attenta a te, Monica, perché se non uscivi svelta, erano guai per te. O almeno era quello che credevamo noi. A Monica non frega niente, assolutamente niente, ed attraversa il confine sbattendosene in modo assurdo della morte, perché così vuole la sceneggiatura. E sorpresa, ragazzi, dopo aver attraversato lo spesso muro non c'è più Monica Rambeau. Lei non lo sa, ma ci sta soltanto Photon, che può trasformarsi in qualsiasi tipo di energia, bla bla bla. Il personaggio preferito da nessuno nei comics. Intanto l'abbondante e sexy Darcy Lewis aggiorna Visione dei fatti accaduti in sua assenza. Una coppia più azzeccata di così non c'è, ragazzi, in questo universo. Lui è di vibranio e lei ha un culo enorme, due cose che piacciono a tutti, ma diciamo che i due per ora non sono rilevanti in questa storia, ed io vorrei fare un video non più lungo di 10 minuti? Sì, dai.
un video non più lungo di 10 minuti per riportare le mie chiappe sul divano e dare una seconda occhiata alla serie, right? Affare fatto, amico. Abbiamo l'ennesimo spot strambo, ragazzi. Il prodotto in questione questa volta è il Nexus. Questo prodotto ci aiuterà a ricollegarsi alla realtà che vogliamo noi. Nel Nexus dei comics confluiscono tutte le realtà esistenti del multiverso. E ritorniamo a casa banda. Dopo questo punto, ragazzi, non c'è più ritorno. Per dare spazio a tutta la frustrazione che ha in testa Wanda, la vicina Agatha fa la sua mossa portandosi via Billy e Tommy nella casa a fianco. Ne parleremo tra poco. Benissimo per Wanda, direte voi, così si rilassa un po'. Peccato che non avrà pace. A momenti riceverà una visita dall'esterno che non si aspettava. E quella visita si chiama Monica Rambeau, con le migliori intenzioni del mondo. Quel personaggio mi sembra Ash, che non molla mai, di Pokémon, forza dell'amicizia, sei soltanto una vittima, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente a Wanda non piace più Ash Ketchum e tantomeno Pokémon dal 98. Wanda reagisce violentamente, ma la Rambeau ha già i suoi poteri dello spettro energetico. È a quel punto che la vicina convenientemente appare dal nulla per fermare la lite o per fermare qualcos'altro, perché sì, da qui in poi siamo capaci di intuire che le sue intenzioni sono altre. Una volta all'interno dell'abitazione, Wanda si mette a curiosare, scoprendo un cupo seminterrato in cui c'è ogni sorta di oggetto oscuro, un covo arredato con teschi caprini. E abbiamo un primo piano sul libro del Nexus che salta all'occhio, sembra avere incise due antiche chiavi, e il che ci porta sempre più vicini a Nightmare e più lontani dal Erdemonio e Erdiabolo. Ed è lì, in quel seminterrato dimenticato da Dio, che scopriamo che Agatha è Agatha Harkness e che, proprio come nei comics, il vero scopo del cattivo in questa serie era prendersi i bambini. Ed il motivo per cui dico il vero scopo del cattivo e non il vero scopo di Agatha lo vedrete alla fine del video. Per ora Tommy e Billy sono spariti, non ci sono più. Da questo momento in poi non serve nessuna maschera. Nei comics Agatha Harkness, dopo aver offerto i suoi servizi ai Fantastici 4, viene riportata in scena affiancata a Wanda. Ad un certo punto, Agatha si accorge che i bambini di Scarlet spariscono ogni tanto, soprattutto nei momenti in cui la strega Scarlatta utilizza i suoi poteri. Dopo un'indagine, la strega Agatha si rende conto che Billy e Tommy non sono farina del sacco di Wanda, ma che sono, e tenetevi forte, frammenti dell'anima di Mephisto, che finisce per papparseli, per assorbirli tutti e due. Ovviamente tra questo terribile evento ed il fatto che Visione era diventata una calcolatrice senza emozioni né niente, Agatha decide di cancellare la memoria a Wanda, questo per togliere un po' di carico emozionale dalle sue spalle. Ed un piccolo dettaglio, ragazzi, nei comics il suo gatto si chiama Ebony. In questo adattamento Disney Plus il felino nero dei comics sembra che sia stato sostituito dal coniglio, che guarda caso ha lo stesso nome del figlio di Agatha. Il gatto nero nei comics possiede abilità extradimensionali e si comunica psichicamente con la vecchia. E dal momento che è appunto un'anziana e le sue abilità fisiche non sono quelle di un tempo, quel cacchio di gatto nero può diventare un fottuto T'Challa del Wakanda e romperti il culo come niente. Ho detto Wakanda? El Wakanda. Tuttavia, per Agnes, tutto quel potere magico ed il suo gatto wakandiano non sono riusciti a fermare la furia di Scarlet. Non si sa come, ragazzi, ma Wanda è riuscita a portare a termine la sua vendetta. E la conferma ci arriva in Vendicatori Divisi. E allora eccovi la risposta, ragazzi, del perché l'Aix non pensa che Agatha Harkness sia la cattiva del racconto. Perché diciamo che la Disney usa troppo spesso questo modus operandi nelle sue produzioni. Buono che successivamente diventa cattivo, per poi in realtà essere infine buono. E mi spiego meglio, può darsi che nelle prossime puntate le azioni di Agatha, che ora sembrano essere malvagie, non lo so, diventino una cura necessaria in futuro per proteggere Wanda da qualcosa più grande di lei. Una balanga di meme su Mephisto. Per questo, ragazzi, penso che il numerino autocompiacendosi del proprio operato da parte di Agatha, un pezzo che tra l'altro ho apprezzato tantissimo, ma non me l'avevo purtroppo. Penso che quel numerino sia fumo.
Ed ora parliamo della scenetta post-credit. Oh, ta-ta-ta. In questa scena, ragazzi, possiamo vedere come le radici magiche di Agatha interagiscono con il potere della Rambeau. Date un premio assolutamente di ficca naso a quella donna. Madonna, non sta mai ferma. Vediamo poi come gli appare alle spalle il fake Quicksilver, che la ferma con un commento molto loquace, un commento veneziano. Dice: ti piazzi cana sarmona. Cosa ne dite voi, ragazzi? Io penso che Pietro è l'ennesima vittima. Sì, lo penso, lo dico e lo penso. E che diventerà un alleato, ragazzi. Un alleato prezioso contro il vero autore di tutto l'intreccio. Inizialmente ci hanno fatto credere che si trattava del Pietro degli X-Men, ma era troppo sospetto, faceva un po' troppe domande. Poi si credeva che la risposta stava tra Nightmare e Mephisto. Poi con questa settima puntata siamo tornati a credere alla teoria del Pietro degli X-Men di un'altra dimensione, dopo aver visto quello spoiler incredibile fatto da Agatha che ci spiega come ha portato a termine il suo piano malvagio. E voi che seguite il mio canale, senza ombra di dubbio alcuno, sapete che lei può riportare persone da altre dimensioni. Ecco, è questo, ragazzi, il potere di Agatha Harkness. Per questo sul Funko Pop di Pietro Maximoff ci sono le virgolette sul suo nome, perché è Pietro Maximoff tra virgolette. Inoltre, nel numeretto dell'ultima scena di questa settima puntata, Agatha confessa in pratica di essere stata lei a portare alla porta di Wanda il fratello. E vi ho già detto tutto, ragazzi. E quindi, ricapitolando, tra i poteri di Agatha Harkness c'è l'abilità di portare... Dai che ce la fai. Da altre... Sì, esatto, da altre di... Sì, vai così. Ecco, bravissimo. È tutto per oggi, ragazzi. Se vi è piaciuto questo video non dimenticatevi di lasciarmi un like, lasciate tantissimi bei commenti su questa serie e così discutiamo, ci scanniamo. E viva l'hype! Ad Agatha poi, una volta fuori dall'ESA, l'aspetteranno gli animalisti. Ciao!